Torniamo su questa scena, vediamo un altro types molto interessante. Quando si lavora nella viewport, la viewport a volte perde un po' di qualità. Cosa voglio dire? Voglio dire che di base, se io premo D da tastiera, vedo che alla voce texture a 3D texture ho praticamente il limite a 128. Questo è un limite di pixel, vuol dire che la mia texture avrà un limite di 128 x 128 per ogni. Asse. Io ovviamente questo va fatto se si ha a disposizione una scheda video che ve lo permette, però solitamente quando poi si fanno i flipbook, quindi quando, quando poi si vanno a fare le anteprime eh, di filmati in anteprima, sostanzialmente con una risoluzione così bassa, a volte non si riesce a comprendere se il nostro fumo funziona bene oppure no. Quindi se il flipbook sta realmente funzionando oppure stiamo perdendo qualche pezzo. Di conseguenza, se andiamo a vedere, andiamo a spostarci un po' sulla timeline, vediamo che di fatti ci stiamo perdendo alcuni piccoli dettagli, ok? Se io vado a impostare, per esempio, vado a togliere il limite delle texture, questo ovviamente se avete una scheda video che ve lo permette e cambio frame, un attimo di tempo per refresciarsi, vedo già che la qualità è cambiata, è migliorata e di conseguenza ho molte più informazioni rispetto a prima quindi sto realmente capendo come funziona il mio fluido in alcuni casi è comodo perché veramente c'è il rischio che a volte non si comprenda se stiamo lavorando con una buona risoluzione oppure no e quindi magari uno va ad alzare troppo dei parametri però non vede nessun cambiamento mentre in questo caso se noi andiamo a utilizzare di fatti una risoluzione subito Ottimale in uh, fase di, di display, quindi di, di viewport, quando andremo a realizzare il nostro play blast capiremo subito se stiamo lavorando bene oppure no.